Nauka Jezusa jest pełna mocy, co jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, wprawiło w zdumienie Jego słuchaczy. Słowa Jezusa mają moc, czego dowodem jest uzdrowienie, bo tak możemy potraktować wypędzenie złego ducha z opętanego. Nie inaczej jest dzisiaj. Jezus działa poprzez swoich szczególnych wybranych, kapłanów, biskupów, zwanych egzorcystami. I tak jak 2000 lat temu to szczególne Boże działanie wzbudzało ogromne zainteresowanie, podobnie jest dzisiaj. Dowodzą tego bardzo liczne, kręcone dzisiaj filmy, które traktują właśnie ten temat. Temat opętania. Ale żeby zrozumieć działanie złego ducha, należy udać się do autorytetu. Lepiej wsłuchać się w głos osoby kompetentnej, niż oglądać, co popadnie w internecie. Takim autorytetem jest ksiądz Gabriel Amort, nasz brat paulista, egzorcysta dla diecezji rzymskiej. Il demonio ha due attività, un'attività ordinaria e un'attività straordinaria. L'attività ordinaria del demonio, e a questo anche i sacerdoti tutti ci credono, è tentare l'uomo al male. Come diceva il vecchio catechismo, il demonio per odio contro Dio tenta l'uomo al male, cerca di farlo cadere nel peccato, cerca di portarlo all'inferno. E a questa azione del demonio siamo tutti soggetti, tutti, dalla nascita alla morte, nessuno escluso. Tutti siamo soggetti alle tentazioni del demonio. San Pietro si esprime con una frase molto espressiva, Il demonio come leone ruggente ci gira intorno cercando chi divorare. In ognuno di noi cerca il punto debole, che magari è l'ambizione, magari è la ricchezza, le grandi passioni dell'uomo, il successo, la ricchezza e i piaceri. Vede dov'è il punto debole e tenta lì. Tenta lì. A questa azione ordinaria del demonio i sacerdoti credono e la confessione è proprio contro questa azione ordinaria del demonio, per ristabilire l'uomo in grazia di Dio, per rimetterlo in grazia di Dio, tentato dal demonio. Però ha sempre vinto lui, lui ha sconfitto Satana. Questa è l'azione ordinaria del demonio, tentare l'uomo al male, tentarlo al peccato. Poi c'è un'azione straordinaria del demonio, straordinaria, ossia rara. È un'attività del demonio eccezionale. Al demonio importa molto di più la sua attività ordinaria di far cadere l'uomo nel peccato. Ed è divisa in varie possibilità che il demonio ha. Possessione diabolica, quando il demonio prende il possesso del corpo di una persona, da notare che mai può possedere l'anima, mai, però può possedere un corpo, e quando possiede quel corpo si serve delle membra di quel corpo, parla attraverso la bocca della persona posseduta, ha una forza eccezionale, dice cose straordinarie, eccetera. Questa è la forma più grave, la possessione diabolica. Il Signore non permette che siamo tentati al di sopra delle nostre forze, per cui tutti, o grandi o piccoli, o che siamo un vertice di una società, o che siamo delle semplici pedine, tutti abbiamo la forza di resistere all'azione del demonio. Fratelli e sorelle, non abbiate nessuna paura del diavolo. Nessuna paura del diavolo, non può farvi niente, niente. È sottomesso a Dio, è dannato. Lui tenta, però il Signore, se permette la tentazione, non la permette mai superiore alle nostre forze. Ci dà l'occasione per dimostrare la nostra fedeltà alle sue leggi. Vedevo che era lui ad aver paura di me. Ecco. È lui che ha paura di noi, perché noi siamo con Gesù Cristo che ha sconfitto Satana. Tanti auguri, vi benedico, nel nome di Gesù e di Maria,
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi sempre. Z dzisiejszej Ewangelii płynie dla nas jasna nauka. Uczy nas tego sam Jezus Chrystus. Ze złem się nie dyskutuje. Każde nasze wejście w dialog, chociażby nawet w myślach ze złym duchem, jest już dla nas niebezpieczne. Jezus nie dyskutował. On powiedział: milcz i wyjdź z niego. Tylko tyle. Uczmy się zatem wszyscy postawy Jezusa.